Ci troviamo qui in via Cirincione, per quanto riguarda appunto la mancanza di manutenzione sia ai marciapiedi, quindi la mancata potatura. Tutto questo non fa altro che aumentare i rischi sanitari perché siamo invasi dai topi, dagli scarafaggi naturalmente, e quindi anche zecche e tutto quello che ne consegue. Chiediamo che dopo tutto questo tempo, oltre il Covid e tutto quello che vogliamo, si ritorni a dare una mano a questa parte di Palermo. Io non vedo, diciamo, operai che vengono a fare la manutenzione almeno da più di un anno. Abbiamo pregato e continuiamo a farlo e ringraziamo naturalmente quei pochi operai che passano semplicemente per pulire e svuotare diciamo i cestini, anche se loro stessi dicono che non è competenza loro, però lo fanno. Mentre gli operai che sono addetti proprio ai marciapiedi, alla potatura, a questa cosa qui, non vengono dall'anno scorso, almeno dalla primavera dell'anno scorso. Allora, i residenti mi hanno chiamato qui nella zona di via Cirincione, siamo tra il civico 20, 22, 24. Questo è il marciapiede. Mamma mia. Ci sono topi. No, io scusate, però onestamente non me la sento. Se ci dovesse essere una bella caduta d'acqua, poi ci lamentiamo che giustamente Palermo si allaga. I topi sono tanti. Orlando è tutto a posto, ha vinto ormai il suo progetto, quindi la sfiducia non è passata. E questa è la città. Allora, il tema è questo: dobbiamo ormai viaggiare rapidamente verso risoluzioni che ci consentano di parlare di riqualificazione urbana, di parlare di arredo, di verde urbano e creare le condizioni perché questa città possa funzionare. Molti comuni hanno avviato delle esperienze virtuose attraverso le quali sono arrivati a delle soluzioni. Io ho un'idea concreta per arrivare a questo. Non capisco perché Orlando non prosegue nella stessa direzione.